Benvenuti a un nuovo video di Sistemista Italiano, buonasera a tutti quanti, vedo che piacciono molto i video su Active Directory, allora andiamo avanti su Active Directory. Oggi vedremo come mettere in trust due domini separati, quindi che non fanno parte della stessa foresta, quindi foreste separate e domini separati, come se noi avessimo un dominio, faccio un esempio, in azienda. E dobbiamo metterci in trust con un'altra azienda partner che magari abbiamo acquisito da poco, però c'è un dominio diverso, quindi un altro domain controller, un'altra foresta. E forse non tutti sanno che è possibile mettere in trust i due domini, in trust cioè in fiducia i due domini, in modo tale che gli utenti di un dominio possano autenticarsi anche dall'altra parte, diciamo, con l'altro dominio, nel senso che non che l'utente che fa parte del dominio A può autenticarsi nel dominio B, si autentica sempre nel dominio A, però si può autenticare anche da un PC che è stato inserito nel dominio B, cioè io ho un dominio A e un dominio B. Nel dominio A ho 10 PC, magari ho un PC che si chiama PC1, nel dominio B ho un PC che si chiama PC2. Il PC2 che ha fatto il join al dominio B può autenticarsi nel dominio A, pure se non ha fatto il join al dominio A. Questo perché? Perché c'è una relazione di trust, quindi una trust relationship tra i due domini, che sta a significare che i due domini sono in fiducia, quindi tutti gli utenti del dominio A e i PC dai PC del dominio A possono autenticarsi anche sul dominio B e viceversa. Voi direte a che serve fare questo? Allora, innanzitutto serve se io non voglio creare un nuovo dominio nella foresta, perché magari facendo questo dovrei fare poi la migrazione di tutte le macchine, di tutti i profili, sarebbe un bagno di sangue. Oppure serve se io voglio mettere in trust un dominio soltanto per alcuni giorni o mesi o anni e poi dopo questo dominio verrà tolto dal trust. Il vantaggio può essere anche che, appunto, diciamo, io ho già gli utenti creati da una parte, voglio che si possano autenticare anche dall'altra senza dover creare anche là tutti gli utenti. Però questo consente anche di avere domini separati, quindi un amministratore di un dominio è un amministratore di quel dominio, un amministratore dell'altro dominio, un amministratore dell'altro dominio. Comunque, andiamo al problema. Allora, il problema è appunto quello che se io ho un dominio nella mia azienda e ne ho acquisita un'altra, oppure ho un'altra azienda dove ho fatto un altro dominio e devo mettere in relazione i due domini in modo tale da consentire agli utenti di autenticarsi da una parte o dall'altra, lo posso fare con la Trust Relationship. Andiamo a vedere che cosa dice Microsoft relativamente alla trust domain. Così riusciamo anche a capire meglio di cosa stiamo parlando. Ecco, Microsoft dice che a domain trust è un modo utile per consentire agli utenti di un dominio in trust di accedere ai servizi del dominio invece in trusting, cioè dell'altro dominio. Se tutti gli utenti e i servizi possono essere gestiti in una single enterprise domain, questo non è necessario quando c'è una relationship. Cioè, è chiaro che lui ti dice che tu puoi avere un dominio enterprise, una foresta con più domini e tutti gli utenti li puoi mettere lì, però questo non è necessario se fai una relazione di trust. Cioè, tu puoi tenerti gli utenti in un dominio e gli utenti nell'altro dominio e gli uni possono autenticarsi anche sull'altro dominio senza doverli creare. Ci sono molti vantaggi nel creare domini separati. Per esempio, domain are a useful way to separate of scope of responsibility. Quindi avere domini separati, puoi separare anche le responsabilità degli amministratori di dominio. Ogni amministratore è responsabile per gli utenti e le risorse di quel dominio. I domini sono anche scope security e policy settings, quindi hai anche delle policy settings diverse, come per esempio le account policy, quindi per esempio, che ne so, il cambio della password, queste cose qua. Cioè, tu puoi tenere separate le due cose, però avere comunque una relazione di trust.
L'azione di trust sostanzialmente ce ne sono di quattro tipi. In realtà sono due tipi, cioè tu puoi fare one way o two way, cioè puoi mettere in trust un dominio verso l'altro e non viceversa, oppure farla in tutte e due le vie, quindi un dominio in trust verso il secondo e il secondo in trust verso il primo. La transitive o la non transitive è diciamo un sottotipo della relazione, consiste nel poter mettere in trust non solo il dominio ma anche tutta la foresta, quindi se hai due foreste in trust, tu puoi, se la metti in transitive, se la relazione di trust la crei transitive, tutti i domini di una foresta saranno in trust con tutti gli altri domini dell'altra foresta. Non transitive invece vuol dire che solo quel dominio per cui stai creando la relazione è in trust con l'altro dominio per cui sta creando la relazione. Quindi non è transitiva, vuol dire che gli altri domini della stessa foresta non saranno in trust con la seconda foresta, cioè con l'altro dominio, scusate. Detto questo, andiamo alla soluzione. Allora, eccoci qua. La soluzione, noi abbiamo due domain controller, un Windows 2016, dove c'è il dominio sistemistaitaliano.priv, e poi abbiamo un 2008 dove c'è il dominio dominiosistemista.priv. Vabbè, non ho molta fantasia nel creare i domini, ho creato un dominio sistemistaitaliano.priv e un dominio sistemista.priv. Cosa importante è che nel dominio sistemista.priv esiste l'utente Mario Bianchi, mentre nel dominio sistemistaitaliano.priv esiste l'utente Mario Russi. Se lo troviamo, non c'è perché ho fatto un ripristino della snapshot. Ah no, scusate, l'avevo messo nell'unità organizzativa, eccolo qua, Mario Russi. Quindi, questo cosa vuol dire? Che Mario Rossi è un utente del dominio sistemistaitaliano.priv e Mario Bianchi invece è un utente del dominio sistemista.priv, però io potrò da un PC, per esempio da questo computer desktop Windows 10, che è quello che useremo, che è in realtà un computer in cui c'è che sto, a cui è stato fatto il join al dominio sistemista.priv, in questo computer in realtà potrà autenticarsi anche l'utente dell'altro dominio, che è Mario Bianchi del dominio sistemista.priv. Allora, per fare questo, ovviamente ci sono dei passaggi che adesso andremo a fare. La prima cosa da fare è aprire il DNS del dominio. Cominciamo dal dominio sistemistaitaliano.priv. Andiamo nella zona di ricerca diretta e andiamo a vedere innanzitutto se la zona c'è e se è correttamente funzionante. Andremo a creare nei server di inoltre condizionali una regola, diciamo, cioè noi stiamo dicendo, perché il problema principale qual è? Che quando andremo a creare la relazione di trust, ovviamente, dobbiamo mettere in trust i due domini, però quando al dominio A diremo, cioè al dominio sistemistaitaliano.priv diremo vai in trust con dominio sistemista.priv, lui ti dirà guarda io non lo trovo il dominio ed è normale che non lo trova, perché? Perché il DNS non è in grado di risolverlo. Per cui non è una soluzione creare una zona apposita, anzi, la soluzione migliore è inoltrare tutte le richieste che vengono fatte verso quel dominio al server DNS responsabile di quel dominio. Quindi noi stiamo dicendo al nostro server DNS di sistemistaitaliano.priv, se ti arrivano richieste dirette a dominio sistemista.priv, inoltrale al DNS di quel dominio e lo stesso faremo nell'altro dominio. Quindi questa macchina, questo domain controller ha come indirizzo IP 192.168.1.55, mentre il domain controller 2008 dove c'è dominio sistemista.priv ha un altro indirizzo IP che è 1.120. Quindi adesso torniamo sul 2016 e andiamo a creare la regola di inoltre condizionale. Andremo a fare nuovo server di inoltre condizionale e andiamo a dirgli quando deve interrogare dominio sistemista.priv, devi andare a interrogarlo
su questo, cioè devi interrogare, devi inoltrare le richieste a questo server DNS 192.168.1. Mi sono perso 120. Sì, hai ragione, non ti incazzare, non ti incazzare. Ora vabbè, lui si incazzerà, io premo ok, arrivato dentro e dovremmo vedere invece la virgoletta verde, eccola qua. La stessa cosa però l'andremo a fare anche sull'altro DNS server, quindi il DNS server di dominio sistemista.priv. Andiamo a fare un server di inoltro condizionale, nuovo server di inoltro condizionale, diremo quando devi andare su sistemista italiano.priv dovrai inoltrare le richieste a 192.168.1.55. Diamo l'ok, rientriamo dentro per vedere se l'ha correttamente trovato e ha dato l'ok. Perfetto. Ora andremo a fare un ipconfig flush DNS su tutte e due in modo tale che lui si aggiorna ovviamente la sua cache DNS. Per sicurezza andremo a fare un ping da qui verso dominio sistemista.priv e come vedete lo risolve correttamente e lo pinga anche correttamente. La stessa cosa andiamo a fare anche di qua, andiamo a fare un ping a sistemista italiano. .priv e anche qua abbiamo la risoluzione corretta del dominio e il ping correttamente. Adesso possiamo impostare la relazione di trust. Quindi, se non ce l'abbiamo, ci aggiungiamo la nostra snap-in domini e trust di Active Directory. Andiamo su domini e trust di Active Directory, andiamo a fare nelle proprietà del dominio, qui troverete il dominio dove siete in questo momento. Dove state in questo momento operando, andate a cliccare sul tasto destro proprietà, andate sulla scheda trust e andiamo a cliccare su nuova relazione di trust. Andiamo avanti e metteremo dominio sistemista.priv. Andiamo avanti, lui l'ha già trovato. Ci sta chiedendo però se vogliamo fare un trust esterno, un trust a foreste. Questo è quello che dicevamo prima, cioè deve essere transitivo o non transitivo. Allora, un trust esterno è un trust esterno e un trust non transitivo tra un dominio e un altro dominio esterno. Quindi, in questo caso, noi stiamo mettendo in trust solo questi due domini. Se facciamo un trust tra foreste, metteremo in trust il dominio sistemistaitaliano.priv, ma anche tutti gli altri domini di questa foresta. Vabbè, noi lo facciamo tra foreste, anche se in realtà abbiamo un dominio soltanto. Lo facciamo bidirezionale perché vogliamo che gli utenti degli uni e gli oggetti degli uni siano in trust con gli oggetti dell'altro dominio e viceversa. Quindi andiamo avanti. Mettiamo solo questo dominio in questo caso. Andiamo avanti. Mettiamo autenticazione estesa a tutta la foresta ed andiamo avanti. E a questo punto dobbiamo creare una password di trust che vediamola un po' come una chiave che useranno loro per stabilire la relazione di fiducia. Mettiamo password 0. Andiamo ancora avanti. Ci chiede: vuoi confermare il trust in uscita? Certo, e faccio sì. Dopodiché ci chiede: vuoi confermare il trust in ingresso? Certo che lo voglio confermare e clicco su fine. A questo punto, potrebbe chiederci la password dell'altro dominio, a noi non ce l'ha chiesta perché io ho già fatto il trust prima e lui l'ha tenuta in cache, altrimenti non dovete fare altro che inserire la password dell'altro dominio con il nome utente dell'amministratore. Lui ci dice però che la stessa cosa va fatta anche sull'altro dominio e noi andiamo a farla subito. Quindi andiamo sul 2008, andiamo a fare in domini e trust di Active Directory, tasto destro proprietà, andiamo su trust e clicchiamo su nuova relazione di trust, avanti, andiamo a mettere in questo caso sistemistaitaliano.priv, clicchiamo su avanti, trust tra foreste, avanti. Bidirezionale va bene, solo questo dominio va bene, autenticazione estesa a tutta la foresta va bene, password di trust dobbiamo mettere la stessa che abbiamo messo di là.
andiamo avanti, avanti, confermiamo il trust in uscita, andiamo avanti, confermiamo il trust in ingresso. Come vedete, qua ci chiede invece la password e ci dice: per confermare il trust è necessario disporre dei privilegi amministrativi nel dominio sistemistaitaliano.priv. Quindi andremo a mettere l'utente di dominio sistemistaitaliano.priv e la sua password. Andiamo a cliccare su avanti. Ok, l'azione di trust confermata correttamente. Clicchiamo su fine e clicchiamo su ok. Adesso non ci resta che provare, se noi, come vedete, nel dominio sistemistaitaliano.priv abbiamo in utenti e computer, abbiamo, come abbiamo visto prima, un computer che è desktop di Windows 10, che è questo computer qui, dove noi ci stiamo adesso, eseguendo il login con l'utente Mario Rossi, che fa parte del dominio sistemistaitaliano.priv. Andiamo sull'impostazione di sistema, vi faccio vedere che questa macchina fa parte del dominio sistemistaitaliano.priv. Vediamo se riesco a trovare. Eccolo qua. E la macchina è desktop Windows 10. Ora cosa vogliamo fare noi? Da questa macchina, che è membro di dominio sistemistaitaliano.priv, in realtà poi eseguire un login con un utente che non è di quel dominio, ma è dell'altro dominio. L'utente che useremo è l'utente Mario Bianchi. Quindi negli utenti useremo Mario Bianchi, che come vedete fa parte dell'altro dominio. Quindi adesso faremo un logout. Perfetto. Benissimo, e ora nel nostro client desktop remoto andiamo a dirgli: guarda, adesso quando ti connetti non devi più usare il dominio sistema italiano, ma il dominio sistemis. Purtroppo devo mettere questo perché il NetBIOS stronca il dominio. Metteremo Mario Bianchi e la password di Mario Bianchi. Andiamo a cliccare su ok. Andiamo su continuo e come vedete stiamo correttamente. Ah, vabbè, sì, devo avere i diritti di desktop remoto, scusatemi, avete ragione. Comunque, intanto ve lo faccio vedere dalla macchina. Lo faccio vedere dalla macchina fisica, che il login avviene correttamente. Dominio sistemis backslash m.bianchi. Password 0. Quindi, come vedete, l'utente Mario Bianchi sta correttamente eseguendo il login nel dominio dell'altro dominio, anche se questa macchina in realtà non fa parte, e soprattutto il DNS di questa macchina non è effettivamente in grado di risolvere l'altro dominio, ma ci pensa la regola di inoltre che abbiamo fatto prima. Quindi, come vedete, il dominio è rimasto sistemistaitaliano.priv, però l'utente che in questo momento è autenticato è un utente di un altro dominio. Adesso ve lo faccio vedere. Andiamo sul comando WAMI, che sarebbe WAMI. E infatti c'ho dominio sistemista, dominio sistemis backslash Mario Bianchi. E quindi siamo riusciti correttamente a eseguire il login sull'altro dominio con una macchina che in realtà era del dominio primario. Ok, detto questo, andiamo alla conclusione. Eccoci qua. Avete visto, vabbè, al di là del desktop remoto, che bisogna poi abilitare l'utente desktop remoto, però sulla macchina fisica avete visto che l'utente si è correttamente è autenticato.
tenete a mente questa funzionalità di Active Directory, che è una cosa che non trovate molto facilmente spiegata né è molto comunemente utilizzata. Io mi ricordo che la usavo tanti anni fa, appunto per mettere in trust due domini della stessa azienda, perché erano due aziende che si sono fuse in una, e quindi per evitare di dover creare le utenze da una parte o dall'altra, abbiamo messo in trust i domini e abbiamo risolto il problema così. E vedete che troverete anche molti vantaggi nel fare questo. E soprattutto mantenete separate le gestioni dei due domini. Ok, io se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace, a condividere il video, a iscrivervi al canale cliccando sul bottone che vedete qui e a ricordarvi che senza sistemi di informatica non funziona. Al prossimo video.